Buongiorno a tutti, oggi ci sarà la prima puntata del Gindino Giornale e parleremo degli erbivori, anzi dei vegetariani, perché nella preistoria non esisteva l'erba, ma esistevano i vegetali. Gli erbivori sembravano deboli e fifoni, invece erano molto forti e coraggiosi. Infatti sembrava avessero il coraggio di sfidare i carnivori, anche quelli molto forti. E molte volte vincevano. Vediamo un erbivoro che si difende da un altro carnivoro che probabilmente l'ha attaccato, visto che gli erbivori non danno molto fastidio ai carnivori e agli altri che l'attaccano, ma invece si difendono. Come, perché si chiamavano erbivori o vegetariani? Perché loro mangiavano i vegetali o l'erba, anche se non esisteva ancora nella preistoria. E questi vegetariani riuscivano a dividersi le parti di erba, diciamo, di vegetali. Quelli più alti fino ai 27 metri o di più si mangiavano dagli alberi più alti. Quelli un po' più piccoli, però abbastanza grandi, mangiavano dai rami un po' più bassi. E quelli invece che erano i meno alti, mangiavano da terra, diciamo, dai cespugli che stanno sulla terra. Gli erbivori, ci sono molte specie di erbivori, che, come ho detto prima, che sono molto forti anche, e non sono fifoni e sono molto coraggiosi, e anche forti. E ci sono molti erbivori, come dicevo, fra cui il triceratopo, l'anchilosauro, il Parasaurolophus. Ognuno di questi ha una sua caratteristica. Alla prossima puntata. Buongiorno a tutti, questa è la seconda puntata del Dino Giornale. Si parlerà dell'anchilosauro. L'anchilosauro era lungo dai 6 metri ai 12. Questo metro è lungo circa la metà di un anchilosauro adulto. Wow! L'anchilosauro è alto 1,20 m. Aio. Peso. Pesava 4.500 kg. Amavano vivere in foreste e in grandi spazi aperti. Sono stati ritrovati fossili di anchilosauro negli Stati Uniti in Bolivia. L'anchilosauro era uno degli ultimi dinosauri comparsi sulla Terra. Il suo nome deriva dal greco, che significa rettile fuso o lucertola fusa. Facilmente riconoscibile per la sua lunga coda corazzata. Come arma di difesa, l'anchilosauro era piuttosto corazzato. Gli anchilosauri erano erbivori e si nutrivano solo di piante. Gli anchilosauri sono ritrovati in alcune zone degli Stati Uniti da famoso paleontologo Brown, e nel 1996 numerose impronte sono state rinvenute anche in Bolivia. Terza puntata del Dino Giornale. Oggi parleremo del triceratopo. Il triceratopo è un dinosauro erbivoro vissuto nel Cretaceo. Era lungo 9 metri e alto 3. Pesava fino a 11 tonnellate. Centinaia di questo animale sono stati ritrovati dai ricercatori Marsh e Brown. È stato Marsh a scegliere il nome triceratopo, che significa faccia con tre corna. Dato l'elevato dei fossili vicini tra loro, si pensava che il triceratopo sono dinosauri che vivevano in branco. Erano 15 specie diverse. Tanti fossili di questo animale sono stati
ritrovati con danneggiature al collare, che si pensa che li usavano per proteggere il collo. E le corna, sempre danneggiate, si pensa che le usano per combattere fra loro e per difendersi dai predatori come il T-Rex e lo Spinosauro. Questo è un fossile di Triceratopo. Come vedete qua, lungo tutto il collare ci sono frammenti perché probabilmente li hanno morsi al collare. Qua vediamo un T-Rex che combatte contro un Triceratopo. Il Triceratopo qua sta infilzando il corno nella gamba o nel collo del Tirannosauro. E il Tirannosauro le ammorza. Tutte queste sono le 15 specie di Triceratopo. Vedete? Leggete. C'è un altro Tirannosauro che sfida un Triceratopo. E il Triceratopo si sta per difendere con le corna. Sì, ma una cosa di non importante. Come, cioè, tipo un film qua. Questi due combattono e lui mangia l'erba e con noi sembra che mangia popcorn. Benvenuti nella quarta puntata del Dino Giornale, dalla vostra inviata Smeralda. Oggi parleremo del Parasaurolophus. Il Parasaurolophus significa lucertola crestata. Il Parasaurolophus era in grado di camminare sia su due gambe sia su tutte e quattro. Il Parasaurolophus era lungo 11 metri, era alto 5 metri e mangiava semi, foglie e ramoscelli di arbusto. Si crede che un Parasaurolophus adulto dovesse mangiare almeno 400 kg al giorno di questi vegetali. Il Parasaurolophus aveva centinaia di denti. I denti erano a crescita continua per sostituire quelli che si usavano. Il famoso corno del Parasaurolophus serviva a sentire da chilometri di distanza e a lanciare ultrasuoni che sentivano anche da molto lontano. Il Parasaurolophus viveva nelle foreste. In questa immagine vediamo un Parasaurolophus che lancia ultrasuoni. In quest'altra immagine vediamo un Parasaurolophus con il suo bel corno. E ci rivediamo dopo la pubblicità. Voglio una banana con razzo di schiuma vaginaria. Le banane biologiche sono le più buone. Perfino i dinosauri ne vanno. Sono dentro la pancia di un dinosauro, aiuta, sono morta.